Bene, allora io vi ringrazio tanto, non mi aspettavo tanta accoglienza e devo ringraziare tutti voi, devo ringraziare ovviamente anche Carlo Pulpio, uno dei giornalisti credo più coraggiosi che ancora abbiamo. E devo ringraziare appunto il collega Gasparini perché è uno dei bravissimi colleghi oltre ai soliti noti eversivi appunto che si prestano tra virgolette a partecipare a questi dibattiti e a credere ancora, spero, nell'articolo 21 della Costituzione, nell'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo, in base ai quali sappiamo che ciascuno ha il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e che ciascuno soprattutto ha la libertà, anzi non solo libertà, diritto, ma anche il dovere di essere informato. Questo lo dico perché Carlo Pulpio, a mio avviso, insomma non sono certamente il suo difensore, non mi ha mai nominato né faccio il difensore d'ufficio e almeno ancora non lo faccio, non so poi se domani dovrò fare questo lavoro nobile. Per carità, Carlo Pulpio, a mio avviso, è uno dei pochi giornalisti che racconta fatti. Che racconta fatti che purtroppo spesso non vengono pubblicati perché ormai sappiamo che appunto la informazione, quella ufficiale, ha bisogno di deviare l'opinione pubblica con notizie comode, con le solite notizie che per carità hanno una certa valenza, un certo significato, ma che poco interessano l'opinione pubblica e che comunque proprio attraverso queste informazioni solite, banali, deviate o devianti, deviano appunto proprio per questo l'opinione pubblica da quelli che sono i veri problemi che ci affliggono. Problemi che purtroppo, a mio avviso, e questo è, siamo qui secondo me, questa è la novità di questo libro, siamo qui perché questi problemi e le cause di questi problemi purtroppo non hanno un colore. Mentre fino a poco tempo fa si combatteva un nemico, si combatteva un caimano, adesso non si sa qual è il caimano da combattere, quali sono i caimani da combattere. E lo dico con molta amarezza, la professoressa Vacca non credo che abbia simpatie berlusconiane, ma frasi come quelle della professoressa Vacca, se fossero state dette appunto da un berlusconiano, credo che l'Associazione Nazionale Magistrati sarebbe precipitata con i carri armati sotto il Consiglio Superiore della Magistratura, sotto Palazzo Chigi, a seconda appunto dei gusti. Ora, la prefazione di questo libro è molto importante, che Marco Travaglio scrive che Cristo continua a fermarsi a Eboli, forse perché continuano i soliti lavori sulla Salerno-Reggio Calabria, soliti lavori che non si sa perché sono eterni. Perché io appunto ho fatto una battuta e la ripeto, a mio avviso Cristo ormai non si spinge più fino a Eboli, Cristo a mio avviso è fermo alla frontiera perché è stanco di andare fino ad Eboli, è stanco perché tornando nel nostro paese, venendo nel nostro paese, scusate, secondo me continuerebbe ad indignarsi, continuerebbe a dire che la giustizia non è di questa terra, che la giustizia non è di questa nazione, quindi creando allarme sociale, perché appunto uno che dice la verità ormai crea allarme sociale, quindi garantendosi una sicura espulsione immediata dal territorio dello Stato. Comunque, battute a parte, proprio nessuno, come conclude la prefazione di questo libro, appunto, nessuno, grazie anche a questo libro, i fatti appunto esposti in questo libro, non potrà dire di non avere saputo. Quindi, qual è la novità di questo libro? La novità di questo libro è non solo appunto che, come dicevamo, il nemico dell'opinione pubblica, il nemico della società civile, non ha più un colore. Ma la novità praticamente è che si è aperto uno squarcio dentro, a mio avviso, su uno dei poteri dello Stato che finora sembrava essere la garanzia fondamentale per il cittadino, sul potere giudiziario. Ora, quello che è accaduto a Luigi De Magistris, se non parlo della mia vicenda, che è un altro aspetto, non, comunque una parte che non è il caso, non è mai elegante parlare di se stessi, ma quello che è accaduto a Luigi De Magistris in quella terra così difficile, a mio avviso, è di estrema appunto gravità, proprio perché ha toccato trasversalmente i poteri vari appunto colori dei vari poteri. Ora dicevo appunto la novità di questo libro è questa, ma è soprattutto appunto un'altra, mentre prima si pensi a Tangentopoli c'erano i controllori, i controllati, quindi sapevamo che c'era il pullman pulite di Milano che faceva giustizia, che avrebbe fatto giustizia, il pullman pulite di Milano poteva scendere in piazza, Saverio Morelli poteva dire resistere, resistere, resistere senza che il CSM intervenisse a dire ha creato allarme sociale, mandiamo Saverio Morelli a Lampedusa, non so se ho reso l'idea, ora oggi questo non c'è più purtroppo perché è venuto meno il confine tra i controllori e i controllati, cosa è successo?
successo. È successo che ci si sono un po' attrezzati, hanno capito che il problema era inserirsi nel potere giudiziario proprio per evitare la nascita di un altro Borrelli. Va bene. Allora il punto qual è? Il punto è che con questa organizzazione non c'è più la criminalità organizzata, la comune, la criminalità economica, la criminalità dei cosiddetti colletti bianchi, c'è quella che io appunto oso definire la criminalità giudiziaria, cioè i poteri forti, i cosiddetti poteri forti si sono tanto organizzati da capire che occorreva infiltrarsi nel potere giudiziario e quindi appunto nel ovviamente mettere ai posti di comando delle persone vicine ai potenti, parlo ovviamente appunto dei potentati economici, potentati politici eccetera, perché solo attraverso degli incarichi direttivi, dei ruoli apicali della magistratura determinate inchieste potevano andare a finire in un modo o nell'altro. E allora i problemi che si pongono appunto sono due nell'attualità: il problema appunto della magistratura, dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, e quello della giustizia. In che senso? Fino a poco tempo fa si continuava a dire che la magistratura deve essere indipendente dal potere politico, quindi che il governo, che l'esecutivo non metta mani appunto nella nostra autonomia, nella nostra indipendenza. Ultimamente abbiamo visto col caso dei Magistris e con altre vicende che il problema qual è? Il problema è quello dell'indipendenza del singolo magistrato che non si vuole schierare, che crede nel suo lavoro, che al di là dei suoi possibili errori finisce per pagare più degli altri magistrati. Ecco perché dico grazie al collega Gasparini e perché praticamente vedo purtroppo tanti colleghi affranti dalla difficoltà appunto di riscattarsi da questa, diciamo, difficoltà di inserirsi praticamente attivamente, partecipare a questi dibattiti, della serie chi me lo fa fare, discorsi di convenienza personale. Diceva il collega Emilio Siriani, che vive in Calabria, una persona che conosco da tempo, molto coraggiosa, appunto, che purtroppo si vedono entrare e uscire dalla stanza dei presidenti dei tribunali vivande quando ci sono determinati imputati, però poi il povero Emilio Siriani, se deve partecipare a dei dibattiti, ha delle difficoltà praticamente perché la corrente di appartenenza di tira le orecchie. Allora il problema appunto è questo, che nella dicotomia manichea introdotta dalla professoressa Vacca tra buoni e cattivi magistrati, i buoni magistrati finiscono per essere i magistrati che si voltano dall'altra parte, i magistrati che assecondano appunto le varie cosiddette correnti, e invece appunto i cattivi magistrati da espellere praticamente dalla loro sede naturale sono i magistrati come appunto De Magistris, come appunto Giannuzzi, che appunto hanno fatto il loro lavoro, hanno creduto nel loro lavoro e hanno detto delle verità scomode.